Anche Shirley Kitten ha preso posto, ora è la volta di Any Given Monday. Germano Marcelli, di proprietà della scuderia Carlisia, compagine locale, si avvicina anche Texidor numero 8, Salvatore Sura Sinsella. Ancora due concorrenti fuori dalle gabbie e quindi è imminente la partenza di questa quarta corsa, premio Mergellina. Fuori dalle gabbie sono ancora il numero 4 Celticus, favorito della corsa, e il numero 1 Alaska Tempest. Eccoli entrambi che si avvicinano, è entrato Celticus, Alaska Tempest, e i cavalli sono in partenza. Partiti. Docker prende il comando e precede Aurelio il Grande. All'esterno in terza, in seconda posizione risale ora Celticus davanti a Texidor, che rimane in quarta, più indietro Shirley Kitten, Dog Noir, Alaska Tempest. Buono il ritmo imposto da Docker, che sta camminando. Il numero 6 Docker ha preso ora circa 7-8 lunghezze di vantaggio nei confronti del favorito Celticus, che lo insegue davanti a Aurelio il Grande, quindi Texidor, ancora Shirley Kitten, Dog Noir, Any Given Monday, Alaska Tempest. Gruppo sgranato sotto l'andatura imposta da Docker, che lungo la curva incrementa il vantaggio. Siamo ancora sulle 8-10 lunghezze di vantaggio nei confronti di Celticus in seconda posizione. Poi seguono Aurelio il Grande, Texidor, Dog Noir e Shirley Kitten. Cavalli ora in retta di arrivo. Docker allo steccato, si mantiene ancora in buon vantaggio. Celticus si avvicina, seguito da Aurelio il Grande, Texidor, Dog Noir e Shirley Kitten. Siamo a 500 dal palo, ancora Docker in vantaggio con 2-3 lunghezze nei confronti di Celticus, che si avvicina. Più indietro gli altri, capeggiati da Aurelio il Grande e Dog Noir. Cala Docker a 250 dal palo e sta passando Celticus, che prende nettamente la meglio. In difficoltà Docker, avvicinato anche da Aurelio il Grande e Dog Noir. Nel tratto finale non ha problemi Celticus, che si impone nettamente, mentre per il secondo posto emerge Aurelio il Grande e per il terzo sono in linea Docker all'interno e Dog Noir a largo. Rivediamo le immagini della facilissima affermazione di Celticus, Carletto Fiocchi in sella, favorito della corsa per i colori della scuderia FV, allenata da Stefano Botti. Vediamo questo primo piano del numero 4, in seconda posizione termina il 3 di Aurelio il Grande. Per il terzo posto probabilmente il 5 di Dog Noir, stampa sul palo Docker. Quindi il probabile ed ufficioso arrivo della quarta di Napoli è primo il 4, secondo il